Questa è una lotta per la sopravvivenza, Presidente. Nuova chiacchiera di nuovo. Qui c'è gente come me, disperata, che non ha una sigaretta da fumare. Questa è la realtà. Questo è di quando vengono i sindacati, le cose, chiunque sa meglio la dice, ma nessuno dice la verità di come stanno in faccia. È passato il tempo che veniamo da presidenti, vediamo quello che possiamo fare e ce ne andiamo. Dietro di noi c'è una disperazione reale. Sino adesso ci hanno lasciato, qui c'è lo sbaraglio, e i fatti nostri. Sino a quanto possiamo mantenere? Io non lo so. Io non so, adesso lo sapevo che alla provincia, stiamo parlando con i signori, poi andiamo a Calibria, a tutta questa gente, che cosa le vogliamo dire? E come lo conosce il Presidente, la gente di mare, che facciamo? Si parla sempre di tavoli tecnici, di interventi, di quarti. Noi politici da 50 anni che ci esorbiamo, di destra, di sinistra, ma che scegliamo di qua, dobbiamo andare a dare delle risposte. Non possiamo andare a dire che abbiamo parlato di buoni propositi, di coinvolgere politici nostri, locali, territoriali, perché queste seminari hanno vita per le sanzioni. E noi adesso ci siamo stancati. Noi oggi abbiamo il bellezza di realizzare cose serie. Noi oggi, Presidente, dobbiamo andare a definire delle situazioni. Io a me a Gandico, il nuovo Gandico, mi stanno aspettando 500 cristiani. Ci stanno aspettando 500 persone. Quanto le competenze della provincia, quali sono? Avessi vino sti carri, ci sono sti carri. Diteci che cazzo sono sti carri. Porca miseria! C'è pure quel gatto. Uno dei pescatori è andato via, insomma, criticando un po' questo ricorso a tavoli tecnici che a suo parere sarebbero inutili. Guardi, è andato via perché evidentemente è drammaticamente colpito da un momento di grande difficoltà, ma è in questo momento che noi dobbiamo qualificare la nostra proposta, un prodotto che viene dal mare, una delle ricchezze straordinarie di cui si può vantarsi il Salento, diventi un prodotto di qualità e gli operatori del settore possano essere riconosciuti come tali anche da provvidenze economiche e da agevolazioni che devono evidentemente incentivare e qualificare il loro lavoro. Qual è la sua situazione oggi da pescatore? Oggi io, come ho detto poc'anzi, una barca con 10 persone di equipaggio ha dovuto portare la licenza in capitanere di porto a mettere la barca in disarmo e a lasciare 10 famiglie a casa. Siamo stanchi, siamo esasperati, ma oggi andiamo a vedere che un marinaio porta a casa 100 euro al mese. Come si fa con 100 euro al mese? Oggi, nel 2013. E questi mi vengono a parlare di queste cazzate di onorevoli, di casalinghi, di politici in zona a stimolare. Cosa vogliono stimolare? Hanno finito di stimolare. Non le vogliono, allora vogliamo le famose. Noi oggi vogliamo andare a creare progetti. Stai lì e non sai che significa uscire per mare con cattivi tempi, con fortunati, per non sapere se ritorni a terra. Io li metterei un giorno in mare. Io sale a bordo. E poi viene a sedere lì e vediamo come parli. Vediamo se parli il politichese del cazzo.